Bella ragazzi, qui Lele, bentornati su Trial Gamers. Oggi siamo qui con un nuovo episodio su Assassin's Creed Unity Dead Kings. Allora, ci sono due aggiornamenti prima di andare avanti, che voglio dirvi. Come ben vedete, ho vestito il mio assassino in una maniera molto più da Dead Kings, insomma. Ho scoperto che c'era il cappuccio appunto di questo DLC da comprare, l'ho comprato e l'ho vestito di conseguenza, ragazzi. Quindi d'ora in poi saremo fighissimi. Poi ho comprato una nuova arma. Un nuovo mortaio a ghigliottina che si chiama la danzatrice ed era molto più potente di quello che avevamo in partenza. Quindi ragazzi, vado alle ciance, andiamo a fare la nuova missione, un'ombra dal passato. Ci darà 10.000 ragazzi, raggiungi Elise. Oh merda ragazzi, gioca. Come Elise? Buonasera, siamo chiusi. Qualcuno chiede di te. Chi? Il marchese? Elise. Oh merda, Elise! raga! Elise! Elise! Ferma! Via ragazzi, via via, che dovete raggiungere la mia donna. Ma era morta, ragazzi. Oddio, raga, non me l'ha fatta errare. Elise, ferma! Raga, premetto una cosa, c'ero rimasto malissimo quando è morta. Ops, vi ho spoilerato, raga. Scusate. Porca miseria, ragazzi. Madonna, è velocissima. Oh. Che sei tu? Io non ho rubato molto. Tieni. Ma. Stavo Ragazzi. cercando. Che cacchio Grazie di sono. aver riportato Leon. Buona fortuna. Avevo un figlio. Mi spiace. No, è vivo. L'ho abbandonato. E ora ho un orfanotrofio. Un atto d'amore? A volte l'amore è una prigione, me l'ha insegnato suo padre. Questo, l'orfanotrofio, è tutta la mia vita. Leon dice che avresti potuto salvare la Francia. I bambini. Signora Margot. Dietro l'orfanotrofio. Ragazzi, non ho ben capito quella cosa di Liz. O era un'allucinazione. Vai all'orfanotrofio, ragazzi, subito andiamoci. Perché davvero si sta facendo davvero, ma veramente, ma veramente, ma veramente interessantissimo. Ragazzi, questa cosa qua di Liz mi ha veramente spiazzato. Non me l'aspettavo. Cioè, di sicuro un'allucinazione, perché lei ovviamente è morta. Almeno che non c'è il colpo di scena assurdo che. Cioè, è viva in realtà e quella cosa gli ha procurato una magari qualcosa che le ha fatto perdere la memoria, raga, non lo so. Però spero vivamente che sia, come ho detto, che non sia morta. Però mi sembra un po' strano. Secondo me è un'allucinazione, di Arno. Poi, ragazzi, non ne ho idea, lo scopriremo comunque. Ehi, piccolo. La mia nave salperà fra 3 giorni. E allora? Prenderò il manufatto e poi me ne andrò. Sì, ma come? Hai una mappa del tempio, per caso? La lista delle reliquie. I dipinti nella grotta. Sapevo di aver visto quei piatti. Sono disegnati qui. Ma questo non c'è. Sto dicendo sul serio. Oh, anch'io. Ci vediamo su quando avrai trovato gli altri due. Sì, signore. Ragazzi, sto bambino mi piace troppo. È tosto. Ricordo completato, un'ombra dal passato. 10.000. Risolvi i misteri delle due reliquie. Cosa? L'eredità di Suger. Appunti di Dom Poirier. Oh, la sto francese, raga. Aiutatemi. Le prime pagine parlano di tre piatti. Dom Poirier sa dove si trovano i primi due, ma il terzo è perduto. Questa è la chiave per trovare ciò che Napoleone sta cercando. Dom Poirier cercava qualcos'altro oltre ai piatti. L'abate Suger.
architetto della basilica e vescovo di Saint-Denis, costruì la chiesa sopra il tempio di Saint-Denis, un'area sacra che a suo dire rifulgeva della potenza di Dio. Qui Sugar ha forgiato una spada straordinaria a fortuna di a, a forma, che a fortuna, a forma di aquila, bella, mi piace, e poi l'ha benedetta, infondendo in essa una forza prodigiosa. Don Poirier fa riferimento ad altri appunti. Ha lasciato in una piccola stanza fra le due torri della basilica. Leggi gli appunti di Don Poirier nella basilica. Ok, ragazzi. Andiamo. Ok, ragazzi, ci stiamo avvicinando alla basilica. Eccola qui. Ora arrampichiamoci per raggiungere la vetta. Ok. Fra le due torri, ha detto il manoscritto. Quindi andiamo tra le due torri, ovvero qui. Ah no, al piano di sotto, ragazzi. Un occhio all'aquila un attimo. Lì dobbiamo andare. Quindi, ragazzi, penso che dovevamo scendere esattamente dove c'era quell'apertura di prima. Questa qui. Ok, proviamoci, eh. Non lo so se è qui, effettivamente, ma. Ok. No, ragazzi, è ancora più di sopra. Forse di qua. Proviamoci. Sì, è proprio qui, ragazzi. Allora, vediamo un po' cosa troviamo, eh. Eccolo qui. Appunti dal libro di Don Poirier completato. Ok, ora dobbiamo leggere un'altra cosa. Indaga nella torre della spada. Sente gli spari, ragazzi. Appunti del libro di Don Poirier. Le pergamene di Suga sono sparse per Franciad, abbandonate dai religiosi le cui comunità sono state sciolte. Trova le pergamene e segui le indicazioni per trovare i simboli di Sugar. Quando trovi un simbolo, questo apparirà sul muro della torre. Trova tutti i simboli per risolvere il mistero dell'identità di Sugar. Indaga nella torre della spada. Reliquia di Sugar trovate. Ok. Non mi dire che è quello che penso io perché ci metterei 30.000 anni a dir poco. Ragazzi, ho paura che debba trovare una specie di glifi in giro per la basilica. Spero vivamente di no perché ci perderei le ore. Io provo a seguire il punto di missione. Speriamo non sia come penso io. Porca merda, infatti. Che palle, raga, no, non ci posso credere. Diabolus. Risolvi gli enigmi per trovare l'aquila di Sug. No, non ci posso credere, raga. Accetta e segna. Primo enigma. Sta di guardia, vigile tra i mostri cornuto. Sulla casa di Dio, circondato dall'anello. Risolve il primo enigma. Ah, raga, ma qua perlomeno ti dice l'area dove può essere. Io lo sento già. È proprio lì, ragazzi. Vabbè, raga, così. Ok. Secondo enigma. Dai, però togli i suggerimenti, che non vedo niente, dannazione. Risolvi il secondo enigma. Ok. Qua c'è un po' di paglia. No, non c'è la paglia. Merda. Ragazzi, dobbiamo risolvere tutti questi enigmi per trovare. Dannazione, cosa volete da me? Ok. Beh, ragazzi, taglio finché non arrivo alla prossima area per il prossimo glifo. Ok, ragazzi, siamo vicini alla prossima area. Anzi, vicinissimi. Usiamo l'occhio all'aquila per vedere dove si trova. Che palle, ste guardie, raga. Io sento un po' il rumore, eh. Proverei ad arrampicarmi su questo palazzo per vedere se lo troviamo, raga. Qua c'è anche uno scrigno, perfetto. Livello 3. Sento il rumore, ragazzi, siamo vicini. Sento il rumore del glifo. Ok, qua, ragazzi, dobbiamo. Sì,
Ecco, già sbagliato una volta, porca miseria. Stiamo attenti perché ho cambiato anche la cintura, quindi ho meno grimaldelli di prima. Ok, ragazzi. Vediamo un po' cosa troviamo. La miseria. Aspettate, ragazzi, che devo. Ok, mi sa che è sul tetto, eh. Ragazzi, devo trovarlo. Qua no. Questo qui? Eccolo, ragazzi. Terzo enigma. La signora alle porte. Poco lontano. L'inferno attende con il numero del diavolo. Ok. Che è qui praticamente. Vicinissimo. Bene. Eccolo, ragazzi. Davvero vicinissimo, eh. Perfetto. Cosa sta facendo Arno? Oggetto missione ottenuto. Ah, una reliquia, ragazzi. Bene. Abbiamo fatto il primo. Continua. Perfetto, ragazzi. Prima reliquia raccolta. Ciao Ol Arno. Ciao, amico. Non so chi sei, ma ciao. Quindi ragazzi adesso ci manca da. Cioè dobbiamo prendere la seconda. Qui ci sono un po' di guardie, ragazzi. Direi di aggirarle. Qui vedo un'altra icona sulla mappa. Probabilmente è un Arno, nuovo tipo di prosperità. missione. Cos'è stato? E niente, ragazzi. Andiamo verso la seconda. La seconda missione, insomma. Ragazzi, vi spiego brevemente cosa è successo. Per sbaglio ho eliminato la parte di registrazione quando prendevo la seconda reliquia, ragazzi. Quindi perdonatemi, non ci sarà quella parte, ma tranquilli, non vi siete persi nulla. Ho solo risolto gli enigmi e ho trovato l'altra reliquia. Quindi non è, cioè, non vi siete persi praticamente niente. Solo io che uccidevo guardie tutto spiano. Mi sono fatto beccare mille volte, quindi alla fin fine è un bene che quella parte di video sia stata persa. Piuttosto andiamo avanti. Il ritorno dei morti 25.000, sequenza 13, ricordo 4. Abbiamo raccolto tutte e due le reliquie. E quindi, ragazzi, andiamo avanti. Leon. In guardia. Un chakram indiano. Che ladro furbo. Io ho già preso gli altri due. E ora che cosa succede? Non so, dimmelo tu. La luce scaccia le tenebre. Andate via! Non ora! Fermo. Guarda. Una mappa delle grotte. Scoprirò dove conduce. Tu resta qui. Ma. Oh, merda! Leon! Ragazzi, questo bambino mi piace sempre di più. È troppo tosto. Cioè, c'è niente da fare. Comunque, dopo aver recuperato le reliquie, ovvero i due piatti che ci mancavano, direi che possiamo andare avanti, ragazzi. Ok, allora, indaga nella cripta. Perfetto, ragazzi. Dirigiamoci alla cripta. Ragazzi, mentre vado al punto della missione, mi voglio scusare ancora per la parte eliminata, perché veramente non ho fatto apposta. Praticamente ho schiacciato il tasto sbagliato e mi ha cancellato quella parte di video. Quindi, ragazzi, perdonatemi, ma ripeto, non vi siete persi assolutamente niente cioè, di chissà che. Cioè, andavo solo in giro a cercare i grifi come il primo piatto che abbiamo trovato, la prima reliquia. Cioè, alla fine non vi siete persi praticamente niente. Ok, ragazzi, qua ci sono una marea di guardie, quindi che ci stanno intravedendo. Quindi stiamo giù, ragazzi, e andiamo avanti. Ok, ragazzi, siamo vicini all'entrata della cripta, mi sa. Qua c'è un albero che mi fa vedere niente. Ok. Ok, ragazzi. Qua ci sono come sempre una marea di guardie, quindi ragazzi stiamo giù. Mi stanno Vieni anche qui. vedendo, Ti dannazione. meriti una bella lezione. Via, 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 via. Ok. Ragazzi, è qui l'entrata, ma mi sa che dobbiamo arrampicarci e
Andare sul tetto può essere? Per entrare? C'è qualche guardia qui? No. Perfetto. Ok, dobbiamo andare, ragazzi, di sotto. Quindi dobbiamo entrare nella cattedrale. O nella basilica, come volete intendere voi. Qui. Ok, ragazzi. E andare di sotto, esattamente. Allora, ci sono delle guardie? Sì. C'è anche un mucchio di fieno. E ne approfitto per andarci. Ok, ragazzi. Tra l'altro qua ci c'eravamo già stati, Questo è girato di spalle, quindi ragazzi approfittiamone per farlo secco. Ok. Ragazzi, c'è un altro. Un altro soldato. Perfetto, ragazzi, ottima azione di gioco. Ah, dobbiamo riscendere qua sotto, ragazzi, ce l'avamo già stati, vi ricordate? Ottimo. Ok, ragazzi. Accendiamo la nostra ben amata lanterna. E iniziamo il nostro viaggio all'interno della cripta. Ah, ragazzi, mi sono cagato addosso perché ho sentito un rumoraccio, erano i topi. Merda. Ragazzi, c'è un avversario qua. Una guardia. Ok. Qua c'è un altro, ragazzi. Direi di... E la madonna! Quanti ce ne sono? Ok. Qua, ragazzi, dobbiamo fare una azione di gioco un po' particolare, mi sa. Allora, facciamo una cosa. Spegniamo la lanterna. E lanciamo un bel fumogeno là dentro. E li facciamo tutti secchi, ragazzi. Ragazzi, ci hanno sgamato lo stesso. Proprio un fede della Madonna. Ok, ragazzi, abbiamo fatto fuori il capo, quindi sono scappati. Cioè, quell'altro è scappato. Cioè, stanno scappando. Ok, ragazzi, continuiamo il nostro viaggio. Accendiamo la lanterna. Oddio. Ok. Qua ci dovrebbe essere un manufatto. Eccolo qui. Ragazzi, mi serve una giara per riempire. Ah, eccola qua. Detto fatto proprio. Ok. Ok, ragazzi, qui c'è un altro scrigno. Vediamo cosa troviamo. Colpi di mortello al massimo, bene. Qua c'è, ragazzi, un foglio. È di sopra però, Ma perché sono tutti sti manufatti che prima non c'erano? Non capisco. Ok. Ok, ragazzi, ho trovato un'altra strada. Qui ci sono anche altre guardie, ragazzi. Spegniamo un attimo la lanterna. Tu! Ragazzi, non sapevo che mi potesse vedere al buio, vabbè. Ok. L'ho eliminato proprio al buio, ma... Ok, ragazzi, ci sono altre due guardie lì. Direi di fare una bella cosa. Lanciamo un bel fumogeno. E attacchiamo. Era la vostra morte. Eccoli lì. Non si sono accorti di nulla. Ma dov'è? Al diavolo. Ok, ragazzi, direi di ucciderli. Perfetto. Qua c'è un altro scrigno da prendere. Ragazzi, un po'. Cioè, è un labirinto sta roba. Ok, qui non c'è niente. Quindi, ragazzi, l'unica via è andare di qua. Accendiamo la lanterna, ragazzi. Ok, qui c'è una giara. Ne approfitto per riempire la lanterna. Perfetto. E andiamo di qua. Ragazzi, sento delle voci.
scassinatori esperti. Forza, scegliete. Il comandante dice di aspettare. Chi altro vuole aspettare? Bene ragazzi, mi sa che quella porta è protetta dal potere dell'Eden o qualcosa di simile. Ragazzi, io... Ma cos'è un fantasma quella roba lì? Cos'è? Oddio. Ci ho fatto cosa adesso? Ok ragazzi, qua c'è un altro... scrigno. Vediamo cosa troviamo. 1500 franzi, arrampichiamoci qua sopra. No, 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 no. No. Sì, ma che cazzo però. Ok, ragazzi, sono riuscito a svignarmela. Ok, c'è una guardia qua, ragazzi, da fare fuori assolutamente. Ok ragazzi, io direi di concludere qui l'episodio perché sta venendo veramente troppo lungo. Vorrei andare avanti ragazzi veramente, ma madonna quanti topi. Ma è meglio continuare il prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate ragazzi. E beh, ci vediamo al prossimo episodio.